Dunque, io sono Savino Omero e sono un consigliere nazionale della Federazione Italiana Escursionismo. Tra l'altro, all'interno della federazione sono un istruttore nazionale e un accompagnatore escursionistico. Cosa facciamo? Innanzitutto, qui a Pale di Foligno gestiamo un centro di educazione ambientale che è stato riconosciuto come tale anche dalla federazione, cioè un centro nazionale per l'escursionismo e l'educazione ambientale. Questo è stato un riconoscimento che ci ha particolarmente gratificato, ma ha premiato il nostro percorso. Diciamo, noi negli anni abbiamo da sempre investito molto come associazione, investito come risorse umane, dal punto di vista della formazione. Quindi abbiamo formato tanti accompagnatori, tante guide, abbiamo lavorato con tante scuole, cercando di sensibilizzarli sulle problematiche appunto dell'educazione ambientale. In questo centro riceviamo circa 2.000 ragazzi l'anno che provengono un po' dalle scuole del centro Italia, non soltanto dall'Umbria, ma provenienti anche dalle Marche, dal Lazio, dalla Toscana, dall'Abruzzo, per cui siamo soddisfatti di questo tipo di attività e crediamo che questo tipo di esperienza, anzi, possa essere trasmessa anche in altre località, e su questo abbiamo aperto una serie di, diciamo, consulenze e progetti a Bagnara di Nocera, nel Lazio, sui Monti Lucretili, e stiamo lavorando anche per un modello del genere nella regione Abruzzo.